È un peccato per te che oggi sia giorno festivo, Marco? Oggi è sabato e il sabato non lavora più nessuno. Io ho un po' di lavoro arretrato. E non lavorare troppo, ti fa male. Hai lavorato fino a tardi ieri sera. Magari non ti sei stancato. E certo, che stanchezza vuoi che sia fare pum pum? E neanche ti sei stancato a portare 30 kg. 30 kg non sono poi tanti. Sei robusto. E certo, 30 kg di merda pesano. Ma 30 kg di diamanti sono più leggeri di una piuma. O no? Poi certamente i 30 kg di diamanti non li tieni tu, li hai portati Guido. O no? Magari li tieni tu e l'hai nascosti qua. Non è che io faccia tanto fessa a Guido. Ma non faccio fesso manco a te. Adesso che hai capito come stanno le cose, Marco? Dove sono i diamanti? Anzi, Rizzo mi ha detto, porta prima Guido e poi il malloppo. A te, Rizzo, non t'ha nemmeno nominato, brutto sciancato di merda. Ma come può uno sciancato fare quello che hai fatto tu? Allora, il gioco è semplice. Mi dici dov'è Guido, dov'è il malloppo e rimani vivo. Conforme. Nervoso, Marco. Non ho tempo da perdere. Se ti metti d'accordo con me, te la cavi con le stimmate come San Francesco. Sarà stato più lo spavento che altro. Se no, qui c'è il terzo chiodo e te lo ficco nel cuore. Conforme. Allora, dov'è l'uomo d'acciaio? Ma che cazzo c'ha questo Guido che mo tu crepi? E crepi male, sciancato! Perché io lo vado ad acchiappare anche se torna nel ventre della madre! E se tu crepi, non lo salvi! Tanto l'acchiappo, sciancato, sciancato! L'acchiappo! L'acchiappo!